I'm here in the Veneto at Palazzo del Torre with winemaker Franco Allegrini. We just tasted a range of beautiful Amarones. I mean, amazing. Back to 1982. But I really think the newer vintages are even more exciting. 97 was my favorite, but I think that 2008, 2007, and 2004 are really impressive. Ma per te, ti piace questi nuovi annati? Sembra sono molto più preciso, più fruttati, con una bella armonia. Che cerca esattamente con tuoi Amarone? Cerco la rigorosità di tutto il periodo che parte dal periodo viticolo e arriva fino al periodo proprio dell'affinamento in bottiglia e dell'evoluzione che mantenga quella precisione appunto che recitiamo sempre nel nostro credo aziendale. Ma per esempio qualche gente quando pensano di Amarone pensano che un Amarone deve essere quasi come un porto, veramente profondo, quasi marmalato, ma per te, ma qui in zona, che pensano? Io penso esattamente il contrario, penso che l'Amarone debba essere un vino fine ed elegante e non debba scivolare in un percorso così ovvio come quello della appunto marmellata come l'hai identificata tu. Poi se pensiamo che negli ultimi tempi addirittura anche i residui zuccherini formano un po' la parte conclusiva di questa marmellata, sono veramente molto mortificato quando ti sento parlare in questa maniera. Allora, per te ho trovato questo 8-7, si può bere adesso, ma capito molto bene che sarà bello in 10 anni. La cosa più bella, sì, sì. Assaggiare un vino buono subito con la prospettiva sul futuro, di mantenere queste caratteristiche appunto intrinseche di partenza che sono il fondamento secondo me per un grande vino. Volevo anche dirti, non dimenticarti del 2004, perché il 2004 è stata un'annata che è stata considerata minore. Noi la assaggiamo adesso a distanza di un ragionevole lasso di tempo e invece è un vino che mi intriga molto e che mi piace molto. Quindi cosa vuol dire? Anche nelle annate minori, se uno fa la selezione è giusta, riesce a produrre in maniera interessante su vini che diventano anche longevi. Questo è un po' il percorso che noi vogliamo proseguire nel futuro. Bellissimo, grazie Franco. Grazie a te. Complimenti. Grazie.